Da giornalista le chiedo, perché lei più volte è uscito a difesa di questo territorio, questa volta non l'ha fatto, io mi auguro che lo faccia nel corso di questo consiglio, perché io dal presidente del municipio e anche da lei, di Giovanni, mi aspettavo le scuse questa mattina e la solidarietà nei confronti di coloro che vivono questo territorio, ossia il 99,9% delle persone per bene di questo municipio. Tra l'altro il commissario della polizia, che ci ha salutato pochi giorni fa, ha ribadito questa cosa ed eravamo molto felici di quello che aveva detto. Ora, usare uno spot, la testata di Roberto Spada per promuovere gli eventi estivi su Ostia è delirante. Ragazzi, un'amministrazione che ha brindato nel momento in cui è uscita la foto dell'allora candidata presidente, ossia me stessa, alla presidenza di questo municipio, quando è uscita la foto con una persona da me sconosciuta, dopo qualificatasi come Spada, la dice lunga. Se voi oggi non date le scuse e la solidarietà non solo ai cittadini, ma a noi consiglieri, perché le dichiarazioni della presidente che dice chi è disonesto, chi non ha praticamente ribadisce che i consiglieri, coloro che sono usciti a criticare questo spot o non hanno capito o sono disonesti, ragazzi, ci dovete chiedere scusa oggi, queste sono accuse che state cavalcando dalla campagna elettorale, i sorrisetti, e li capisco, perché se voi oggi non chiedete scusa, io ci vedo il dolo in questa situazione, ci vedo un progetto che assolutamente non è, assolutamente danneggia questo territorio. Allegrini, non rida, perché quello che state facendo e che avete cominciato a fare dalla campagna elettorale non fa ridere, fa piangere, ma i cittadini se ne accorgeranno. Ora, diffondere la concezione di un territorio mafioso per fare propaganda e governare a colpi di annunci e di post sui social è assurdo. Rispondo alla Manuelli, perché quando uno fa un intervento si deve informare bene. Quella decisione a cui lei ha praticamente alluso è avvenuta dopo lo scoperchiamento dello scandalo del patto tra Tassone e il comune Barini e dopo l'arresto di entrambi e anche la caduta di Marino. Questa decisione, in pieno commissariamento sia di Ostia sia di Roma, e grazie all'apporto da parte di alcuni operatori della polizia, locale, questo mai sarebbe stata accolta la proposta di abbandonare lo scandalo Fezzi e sventare il tentativo di andare a braccetto con Balini e restaurare un signore edificio di proprietà demaniale. L'ex GIL, voi state inaugurerete il lavoro fatto da... Concluda, consigliere. Concludo dicendo, e uso, mi sono tavernizzata, ma di che stiamo a parlare? Ora io mi aspetto le scuse da parte del Presidente, non solo nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti di tutti noi, perché state utilizzando la capocciata degli Spada per fare ancora campagna elettorale. Iniziate a governare, dovete governare questo territorio, perché altrimenti siete voi a fare ridere, non gli altri.